anche ai funerali l'avevano commemorato come un'ottima persona, una buona persona. Poi dopo scoprire 7 anni dopo che questa persona se n'è passata miglior vita, che in realtà altro non era che un assassino, posso capire come possa un pochino spiazzare e scioccare moltissime persone conoscenti di questo Yano. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi, ancora una volta ci troviamo in Giappone e questo è un caso che è rimasto irrisolto, pensate, per ben 7 lunghi anni. Anche la storia di oggi l'ho presa da fonti che ho trovato comunque in giapponese, in inglese e soprattutto anche grazie al lavoro che ha svolto Claudia nel canale Rome Tokyo One Way. Vi lascio in descrizione nelle schede anche il suo canale, chi volesse farci un salto può farlo perché è un canale molto interessante. ottobre 2009, Hiraoka Miyako, studentessa dell'Università Femminile di Shimane, scompare. Miyako era una ragazza che al liceo era definita come molto solare, allegra e aveva un sacco di amici. Era anche sempre dedita al prossimo. E tra l'altro faceva anche parte di quei gruppi un po' che fanno ON, si dice in giapponese, quindi che fanno support per quando ci sono magari il club della scuola che fa delle partite, eccetera, eccetera. Magari non so se qualcuno ha visto Midashiro, c'erano sempre il gruppo della scuola che faceva appunto questo ON per Mila. E questo era proprio una delle attività che questa studentessa svolgeva. E pensate che questa ragazza cercava appunto un lavoro nel campo del volontariato, in particolare per assistere le mansioni in via di sviluppo. Era una ragazza che si focalizzava soprattutto molto anche sullo studio della lingua inglese e durante i suoi anni comunque del liceo aveva anche fatto un anno di scambio all'estero, negli Stati Uniti, appunto per migliorare anche il suo inglese. Nell'università dove andava lei, cercava sempre di dare una mano anche agli studenti stranieri, appunto, che avevano bisogno di supporto. Anche questo era un modo per poter praticare il suo inglese. Il 26 di ottobre, tuttavia, del 2009, dopo aver assistito alle lezioni universitarie, ritorna al suo dormitorio alle ore 3 e alle 4 esce per recarsi al suo baito, quindi al suo lavoro part-time. Lei lavorava appunto part-time in una gelateria all'interno di un centro commerciale e lei svolgeva questo baito soprattutto per non pesare troppo sui suoi genitori. Le tasse scolastiche, infatti, in Giappone possono essere molto care, non ai livelli degli Stati Uniti, però sicuramente molto più salate rispetto a quelle in Italia, a meno che non fate università pubblica, ma anche in università pubblica comunque i costi sono molto più alti rispetto a quelli che abbiamo noi in Italia, anche perché lei era originaria di un'altra prefettura e questa università si trovava a Hiroshima, quindi per poter, diciamo, studiare lì vi erano ulteriori spese da parte della famiglia. Le ultime immagini che ritraggono questa ragazza sono proprio quelle quando ella esce dal posto di lavoro, intorno alle 21:17-21:19. Per poter tornare a casa, questa ragazza doveva percorrere questa strada, questo percorso della lunghezza di circa 2,5 km, che lei faceva rigorosamente sempre a piedi. Per casa intendo il dormitorio. In ogni caso, questa ragazza aveva confessato alla madre che aveva intenzione di cambiare baito perché non si sentiva sicura a tornare a casa in quegli orari di notte. Non c'è dato sapere se le fosse successo qualcosa, il perché di questa scelta così improvvisa di voler cambiare il baito. Tuttavia, Miyako era riuscita a trovare un nuovo impiego nei pressi della stazione. La stazione, si sa, era comunque più movimentata anche a quelle ore del giorno e quindi si sentiva più sicura. Senza contare che anche per tornare a casa le era sicuramente più conveniente. Il 27 la madre manderà un messaggio alla figlia, dalla quale però non avrà risposta. Il 28 i compagni dell'università contattano i genitori dicendo che non hanno più avuto notizie di questa ragazza e dove fosse. I genitori a quel punto erano estremamente preoccupati e quindi hanno scelto di esporre denuncia appunto in polizia. La polizia si attiverà subito e dichiarerà la scomparsa di questa ragazza il 2 novembre. E tuttavia non riescono a trovare dove questa ragazza fosse, benché c'erano state molte indagini da parte della polizia. Finché il 6 di novembre
non c'è stato un signore che stava andando per funghi che ha detto che nel fogliame era riuscito a trovare questa testa. Scopriremo in seguito che questa testa era proprio quella di Miyako. La polizia si è poi recata sulla scena del delitto, appunto, e ha iniziato a perlustrare tutta la zona. Il giorno successivo, il 7, hanno ritrovato un femore scarnificato, quello della gamba sinistra. L'8 hanno poi ritrovato il torso, senza braccia e senza gambe. E da questo torso dovete sapere che erano stati rimossi quasi tutti gli organi interni. E in più erano stati esportati con un oggetto affilato anche entrambi i seni. Il 9 poi verrà trovata il piede e anche la caviglia sinistra, mentre il resto del corpo non verrà mai più ritrovato. Come avrete intuito, le condizioni del corpo erano assolutamente orribili. Vi erano tagli, ferite, addirittura c'era stato chi aveva ipotizzato, visto che era stato ritrovato questo femore scarnificato, che il suo aggressore magari si era nutrito delle sue carni. Il viso era ricolmo di ferite e anche lividi. Era come se avesse ricevuto moltissimi colpi e fosse stato colpito svariate volte. Sembrava anche che fosse stato calpestato con i piedi. Tuttavia, la polizia ha comunque ribadito che, benché, diciamo, tutte i tagli che erano stati fatti da qualche oggetto affilato, altre ferite magari potrebbero essere state causate anche da animali che vivevano su quella montagna dove era stato ritrovato il corpo, magari qualche cinghiale o volpe che forse si è voluta cibare dei resti di questa Miyako. Tra l'altro, vi erano anche alcune parti che sembrava che il colpevole avesse provato a dare fuoco. A questo punto la polizia, quando si è accertata appunto con le prove del DNA che si trattava proprio del corpo di Hiraoka Miyako, ha intensificato estremamente le ricerche per riuscire a ritrovare una qualche traccia e un assassino. Addirittura era andata anche da Tsutaya, o comunque in questi rental store dove si prendono dei DVD in prestito, tra l'altro in Giappone esistono ancora, per vedere se magari ci fosse qualche cliente che, non lo so, avesse preso dei film splatter o che avesse questi interessi. Una traccia abbastanza inusuale, però magari collegando quella col centro commerciale avrebbero potuto delineare o restringere la cerchia di possibili sospettati. In ogni caso, quella pista è stata subito abbandonata di lì a poco. Inoltre è stata messa anche una ricompensa per riuscire a ritrovare o ad avere delle informazioni su che cosa fosse successo a questa Miyako. Erano stati distribuiti anche tantissimi volantini. In ogni caso, la cifra che era stata promessa a quelle persone che riuscivano a fornire delle informazioni che avrebbero potuto aiutare ad un arresto, una cifra pari a 3 milioni di yen, una cosa come 22 mila euro. Tuttavia, benché la polizia avesse interrogato molteplici persone, non è arrivata ad alcuna conclusione. Ci sono stati tuttavia una serie di testimoni. Tra questi testimoni c'è stato uno di questi che ha detto che sulla strada che la studentessa di solito percorreva per tornare al suo dormitorio, 2 settimane prima della sua scomparsa e una volta una settimana dopo la sua scomparsa, vi era una macchina sospetta. Questa macchina passava sempre a gran velocità. Questa cosa è stata sì segnalata, però non si è investigato ulteriormente. Il colpo di scena, tuttavia, è arrivato il 20 dicembre del 2016, quando la polizia dichiara colpevole di questo omicidio Yoshiharu Yano, che all'epoca dei fatti aveva 33 anni. Come potete immaginare, tutti si sono chiesti: ma com'è possibile che ci sono voluti 7 anni per poter incastrare proprio lui? E che tipo di contatto ci fosse tra questo Yano e questa Miyako? E come mai non si fosse potuto capire prima questa cosa? Yoshiharu Yano era cresciuto nella provincia di Yamaguchi e nel Kyushu aveva frequentato il liceo. Era un ragazzo serio e anche di bell'aspetto, però era una persona, avete presente, di quelli che se la prendono subito. Terminato il liceo, questo ragazzo è andato all'università, dove ha iniziato anche a suonare in una band. E per seguire comunque questo sogno di avere una band di successo, ha scelto di lasciare l'università per potersi concentrare sulla musica. I rapporti con la band erano un po' così e quindi ha deciso di trasferirsi a Tokyo, dove è rimasto una cosa come 4 anni. Ha continuato comunque anche la sua carriera all'interno della band.
Tuttavia, trascorsi questi 4 anni, ha scelto proprio di tornare lì dalla band dove suonava, proprio in quel luogo, e ha detto loro che purtroppo doveva lasciare la band perché si era fatto male al braccio e non era più in grado di suonare la batteria. Lasciata la band, ha cercato un nuovo impiego e ha trovato questo lavoro nella vendita di pannelli solari. E parlando con i datori di lavoro, hanno detto che era un ragazzo estremamente promettente e che tra l'altro, benché avesse iniziato a lavorare così da poco era già riuscito a chiudere una cosa come 6 contratti e quindi era assolutamente un valido lavoratore, tanto che era riuscito a diventare il responsabile commerciale dell'area della città di Hamada e lui viveva proprio in una città limitrofa, appunto lì vicina, che si chiama Amasuda, e lui era il responsabile di tutta questa zona. Tra questi due luoghi ci sarà stata una distanza come 25 km. In ogni caso, spostiamoci adesso al giorno appunto di questo terribile evento. Che cosa era successo? Il fatto è che quando questa ragazza era scomparsa, appunto quando Miyako era scomparsa, questo Yano era uscito il suo nome tra gli inquirenti. Tuttavia non c'erano delle prove schiaccianti che potessero incriminarlo. Senza contare che comunque 2 giorni dopo il ritrovamento appunto di questo cadavere, Yano era stato ritrovato morto in un incidente stradale sull'autostrada Chugoku nella prefettura di Yamaguchi, e appunto la polizia l'ha dato morto per via di questo incidente. Tuttavia la macchina dove stava viaggiando Yano e la sua madre aveva battuto su entrambe i lati, sia sulla destra che sulla sinistra, per poi stopparsi, prendere fuoco ed esplodere, e quindi sono morti appunto lui e la madre. Tuttavia sull'asfalto non erano stati notati né segni di frenata e nemmeno di slittamenti, magari delle ruote. Quindi questo ha fatto pensare che Yano, che guidava quella macchina, abbia provocato apposta questo incidente per togliersi la vita. Non c'è dato sapere se la madre fosse a conoscenza di questa intenzione del figlio o meno, e molto probabilmente lei si era trattata di una vittima collaterale, diciamo, anche perché voi dovete pensare che l'anno prima era tra l'altro morto sulla stessa strada anche il padre, sempre in un incidente. Potete capire come, dal momento che non c'erano delle prove schiaccianti che lo incriminassero e in più era deceduto 2 giorni dopo, la polizia non ha investigato ulteriormente su questo uomo. Tuttavia, questo caso è stato reinvestigato successivamente e sono state fatte ulteriori investigazioni. Da queste sono emerse dei particolari che la polizia non aveva notato precedentemente. Il primo è che questo Yano in realtà precedentemente si era già fatto ben 3 anni e mezzo di galera per aver assalito a fine sessuale 2 ragazze con un coltello nella zona di Tokyo e un'altra a Kitakyushu. E la polizia nel momento delle indagini non era a conoscenza di queste informazioni, probabilmente se l'avesse saputo avrebbe indagato di più su questo Yano. In ogni caso, il fatto che questo uomo avesse questi precedenti penali è venuto fuori soltanto in seguito. Inoltre era emerso che in seguito alla scomparsa di questa Miyako, Yano aveva detto a un suo conoscente: "Ho fatto una cosa terribile", senza tuttavia specificare che cosa avesse fatto. La polizia in quel punto, adesso siamo nel 2016, ha iniziato un po' a collegare tutti questi indizi insieme e sono andati a prelevare la fotocamera digitale e la chiavetta USB che appartenevano appunto a questo Yano e sono riusciti a ripristinare alcune foto che erano state cancellate e hanno trovato ben 57 fotografie di Miyako e anche foto dell'arma del delitto. In queste fotografie si vede chiaramente che questa Miyako era nell'appartamento di Yano e viene fotografata proprio nella vasca da bagno, nell'ofuro, e in queste foto si può vedere delle ecchimosi proprio sul suo collo e la ragazza è morta per strangolamento e solo successivamente è stata fatta a pezzi. Tuttavia non si sa se questo uomo avesse abusato di lei anche a livello sessuale, dal momento che le condizioni del corpo quando era stato rinvenuto non lo permettevano. In ogni caso, tra le altre cose, la polizia ha anche trovato una busta di plastica, di quelle quando mettono, diciamo, degli elenchi telefonici quando le distribuiscono, e da quella busta di plastica pensate che sono riusciti a capire che questa
la busta di plastica veniva proprio usata a Masuda, proprio la città dove viveva questo Yano, ed era appunto proprio una di quelle buste che venivano utilizzate proprio in quella città per distribuire questi elenchi telefonici. In ogni caso, benché avessero anche questa prova, se vogliamo, circostanziale, le foto erano veramente una prova così schiacciante che hanno incriminato questo uomo. Molto probabilmente quello che è successo è che questa ragazza è stata prelevata in macchina da questo Ayano, è stata condotta nel suo appartamento, non si sa quando l'abbia fatta fuori, se caricandola in macchina, se magari quando è arrivato nell'appartamento o altro. Ad ogni modo, nelle foto era chiaro che questa ragazza era priva di vita. Si vede il sangue, si vedono le gambe anche di Yano e è chiaro che si trattava proprio del suo appartamento. Queste prove sono state sicuramente una prova più che schiacciante per dire che appunto era proprio Yano l'artefice di questo crimine. Tra l'altro, come vi dicevo, in queste 57 foto c'è anche una o più foto proprio dell'arma che ha utilizzato, questo coltello che ha utilizzato per far fuori questa povera Miyako. Tutte queste foto sono state scattate nell'arco di un'ora e mezza dopo la scomparsa di questa ragazza. La polizia ha quindi dichiarato prima sospetto e poi colpevole questo Yano Yoshiharu dell'omicidio appunto di Miyako Hiraoka e il caso è stato chiuso quindi il 20 dicembre del 2016. E questo ci ha portato comunque un po' alla conclusione di questo caso. Questo era un caso che devo dire non conoscevo e ancora una volta ringrazio Claudia per averne parlato perché è stato proprio uno di quei casi estremamente interessanti che mi ha fatto molto riflettere e anche ci sono state delle persone sull'opinione pubblica che hanno detto sì, ci sono state queste prove, però effettivamente nessuno ha mai visto realmente queste foto, anche giustamente perché comunque sono foto di una ragazza che poi è stata, diciamo, smembrata in malo modo, però c'è anche da dire che però siamo in una situazione in cui l'uomo, appunto questo Yano, è passato a miglior vita e che quindi non poteva difendersi in alcun modo, quindi c'è anche chi dice che comunque sì, l'avete dichiarato colpevole, però chissà se era veramente il colpevole. Io penso che, insomma, tutte le prove sono a suo sfavore, quindi molto probabilmente è stato lui l'artefice di questo assassinio. Tuttavia, potete immaginare come le persone che lo conoscevano, che appunto hanno sempre detto che era un ragazzo comunque di buone maniere, eccetera, eccetera, sì, molto si arrabbiava spesso, però nulla di grave, pensavano che fosse una persona normale, dignitosa, onesta, quindi ci sono rimasti assolutamente di stucco quando hanno scoperto che questo uomo si era comportato in quel modo, soprattutto perché, per esempio, anche ai funerali l'avevano commemorato come un'ottima persona, una buona persona. Poi dopo scoprire 7 anni dopo che questa persona se n'è passata a miglior vita, che in realtà altro non era che un assassino, posso capire come possa un pochino spiazzare e scioccare moltissime persone conoscenti di questo Yano. Anche la psicologa che poi in varie interviste ha parlato e rilasciato delle dichiarazioni su questo Yano ha detto che questo è proprio uno di quei casi di omote ura, che sono praticamente quei casi in cui fai vedere una facciata, la persona che magari proietti non è quella che realmente sei. Quindi magari questa persona che si presenta in modo così serio e volonteroso, anche sul lavoro molto bravo e partecipe, poi dietro possiede un'altra faccia che è molto diversa. E secondo appunto questa psicologa, questo Yano, tra le altre cose, era un ragazzo che anche quando è andato a Tokyo aveva dei problemi anche ad approcciare l'altro sesso, però allo stesso tempo voleva una donna e quindi ha tentato tutte queste aggressioni, tra l'altro anche dotato di coltello, che in realtà appunto si trattava di una persona che era comunque isolata, che soffriva una certa solitudine. E quindi forse questo in qualche modo spiega perché i suoi conoscenti lo vedevano come questa persona seria che in realtà lui non era e appunto non potevano nemmeno immaginare che dietro ci sia appunto questa persona così maligna e diabolica. Questo caso mi ha particolarmente ricordato anche un caso che ho trattato proprio alcuni giorni fa, quello, non so se quando uscirà quel video, però quello avvenuto nelle Filippine di questa ragazza che anche lei era stata adottata e all'apparenza sembrava questa ragazza fragile, innocente, che poi in realtà si era rivelata essere tutt'altro. Io ragazzi sono curiosissimo come sempre di sentire la vostra opinione, se questo caso vi ha interessato e volete esprimere la vostra opinione vi invito a lasciare un mi piace e a lasciare un commento qui sotto che lo leggo volentieri e vi ringrazio davvero tantissimo per aver scelto di vedere questo video. Io vi saluto e spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba. Ciao.